Buonasera, ben ritrovati amici di Teleprime della Juve Caserta, nuova puntata di Garbage Time, la trasmissione dedicata ai tifosi della Pastareggia. Arriviamo da una sconfitta, dobbiamo commentare la disfatta dei bianconeri in terra sicula, a Capo d'Orlando, però possiamo parlare di tante cose, il nuovo arrivo in casa Pastareggia, Uruzolokar, e anche proiettandoci verso il prossimo turno, c'è una partita delicata con gli ex Antonutti, Mur, Enzo Esposito di Pistoia. Prima di tutto questo introduco la mia compagna di viaggio come al solito, Roberta Bompane, buonasera. Buonasera ai nostri telespettatori. C'è anche come al solito la nostra punta di diamante, Giuseppe Bernardo, buonasera. Esagerato, esagerato. Buonasera Marco e Roberta e buonasera agli amici a casa. Salutiamo subito i nostri ospiti. Stasera con noi Marco Giuri, play della Juve Caserta. Ciao Marco. Ciao a tutti. E Camillo Anzoini, collega del Corriere dello Sport. Ciao, ciao Camillo. Buonasera a tutti. Bentornati entrambi. Camillo mancava da un po' di più, Marco l'abbiamo avuto qualche mese fa. Marco, cominciamo proprio da te. Tre vittorie consecutive e uno stop che fa un po' soffrire, però ne abbiamo passate di peggiori quest'anno. Come sta il gruppo? Il gruppo sta bene, anche se abbiamo perso la partita a Capo d'Orlando, comunque c'è la sensazione che il gruppo comunque sta in forma, veniamo da tre vittorie consecutive, come hai detto, quindi ce la siamo giocata nonostante tutto, tutti gli acciacchi, tutti gli infortuni e tutte le disgrazie che ci hanno perseguitato quest'anno. Falli. Anche. Camillo, la Juve Caserta ad oggi, adesso, come diceva anche Marco prima, è una squadra in emergenza, in chiara emergenza. Purtroppo sono in emergenza da inizio anno questi ragazzi, infatti faccio fatica a trovare punti per attaccare questa squadra, perché non abbiamo mai visto la Juve che è stata costruita da Dell'Agnello in estate, una delle Juve Caserte per me con più cuore e più grinta che abbiamo mai visto negli ultimi. Io faccio questo mestiere da 15 anni, faccio fatica a trovare una squadra che per grinta e coraggio sia simile a questi ragazzi. Certo, manca veramente poco alla salvezza, un po' in su stiamo guardando, però in queste condizioni di più si fa fatica. E allora è arrivato un nuovo giocatore per aiutare la squadra in allenamento e soprattutto in partita, poi seguiamo i social network con Giuseppe Bernardo, poi continuiamo a parlare della partita con Camillo Anzoni e Marco Giuri. Prima la copertina è dedicata a Uruzolokar. L'ultimo arrivato all'ombra del Palamaggio risponde al nome di Uruzolokar. È lui il lungo chiamato a dare sostanza e qualità alla Pastareggia per sopperire all'assenza di Nika Metreveli, a maggior ragione dopo l'ennesimo infortunio stagionale capitato stavolta a Viktor Gadefors. Alla centro slovena, Uros arricchisce il pacchetto lunghi bianconero con una statura notevole per il campionato italiano, 2,10 m, e delle buone doti al rimbalzo e discrete percentuali al tiro. Il giocatore nativo di Lubiana compirà 33 anni il prossimo 14 maggio. È cresciuto in Slovenia, debuttando con il Geoplin Slovan, con cui ha giocato anche in competizioni europee. Si accorgono di lui nella penisola, la prima società a spendere il suo nome è la Benetton Treviso, che nel 2004 lo lancia anche in Eurolega. Poi una parentesi ad Udine, in estate la chiamata dei Toronto Raptors in NBA, ma Uros decide di rimanere a Treviso. La scelta paga e dopo la Coppa Italia nel 2004 lo sloveno sventola ancora il tricolore con lo scudetto del 2006. L'estate successiva concede una chance all'NBA e accetta la chiamata dei Raptors. Dopo alcuni mesi però torna in Europa, in Russia, al Triumph Lubiersti. Ma è l'Italia il paese preferito, Fortitudo Bologna e Montepaschi Siena, intervallate da un breve ritorno a Lubiana. Nel 2011 Slokar conosce il campionato spagnolo, a Manresa, poi ancora il bel paese ingaggiato dalla CEA Roma, 9 punti e quasi 6 rimbalzi di media per la sua ultima esperienza italiana, prima del ritorno in Spagna con Gran Canaria e Studiantes e Siviglia, senza farsi mancare qualche partita in Germania con l'Alba Berlino. Presenze e punti a volontà anche con la nazionale slovena. In Italia, in 150 gare disputate, 6 punti e quasi 4 rimbalzi ad allacciata di scarpe. E il lungo che cercava Coach Dell'Agnello consentirà di soffrire meno al rimbalzo e offrirà una soluzione offensiva diversa rispetto al passato per archiviare il discorso salvezza e togliersi ancora altre soddisfazioni.
Ringraziamo Armando Serpe per questo preziosissimo contributo video, lavora con noi e per noi di notte e di giorno. Marco, vi aspettavate questo rinforzo, ma in particolare vi aspettavate questo giocatore? Non sapevamo chi sarebbe arrivato, certo è che non, secondo me non potevamo rimanere così tutto l'anno, visto anche l'infortunio a Victor, che ci dispiace, ci ha comunicato oggi che deve operarsi, però ecco, è un giocatore di esperienza europea decennale, anzi forse anche di più, quindi è quello che fa al caso nostro. Camillo, si fa anche un passo in avanti rispetto ai quattro che abbiamo visto arrivare a Caserta, facciamo anche dei nomi, insomma, rispetto a Medrevelli è quantomeno per esperienza un qualcosa in più, oppure no? Ah, il curriculum parla per lui, onestamente. Medrevelli però si era ambientato bene, aveva già dato un'ottima mano. Certo è che a fine febbraio trovare meglio di Slokar faccio fatica, quindi è stata una grande presa per la Juve, un giocatore neanche tanto in là con gli anni, assicura sia un buon contributo a rimbalzo, ma come fatto vedere anche nella clip è un giocatore che può anche fare pick and pop, ha un buon tiro dalla lunga distanza, può aprire il campo agli esterni, quindi direi che la Juve si è mossa rapidamente e soprattutto bene. E come ogni settimana andiamo da Giuseppe Bernardo, che raccoglie per noi sui social i commenti e quello che accade. Ma la dicitura è sempre la stessa. Sì, partiamo dalla pagina Facebook della Juve Caserta, perché dopo la sconfitta di Capodorlando i tifosi hanno sfogato, per dire così, i loro sentimenti. Mena dice: domani lo sfottò in ufficio non sarà normale, credo che appunto sia una casertana che lavora in terra sicura. Serena dice: si sapeva che era difficile visto che eravamo con due giocatori in meno, la panchina corta, alla fine la stanchezza ha vinto. In questa settimana non sono nemmeno allenati, visti i tre giocatori influenzati. Quindi una bella analisi anche nel particolare. Maria Grazia invece dice: sono sicura che il coach saprà motivare la squadra, ci vediamo domenica. E Marcino dice: secondo me ieri siamo stati penalizzati dal fatto che la squadra era corta e dovevamo giocare a ritmi bassi per risparmiare le energie. Quindi anche una analisi della partita. E poi gli ultimi commenti sono proprio di qualche ora fa, dopo il comunicato della fine della stagione di Victor Gadd. Forse Francesco dice: non ci voleva, ha fatto una grande stagione. Il suo omonimo Francesco gli dice: che sfiga, speriamo di rivederlo con la nostra canotta il prossimo anno. E poi Marco chiude dicendo: grazie Victor, c'è anche la tua mano in tanti 18 punti che abbiamo finora, tra i due, quelli a Bologna, ecco, contro la Virtus. Non ho usato proprio parole gentili, ma lo riassumiamo così. Vedi, ci piace così tanto la tua postazione che io e Marco cerchiamo ogni tanto di entrare in inquadratura e venire insieme con te. Con l'aiuto della regia, prontissima come al solito, vediamo anche i risultati e la classifica, cosa è accaduto in questo fine settimana. Reggio Emilia ha battuto Cremona 86-77, poi Venezia-Brindisi 97-75, Torino-Varese 72-84, Capodorlando-Caserta lo sappiamo bene 65-59, Bologna-Milano 85-101, Sassari-Avellino 94-95, poi la vittoria di Cantù contro Pistoia, prossima avversaria della Juve-Caserta 82-74, si giocherà invece settimana prossima, il 9 marzo, Pesaro-Trento. Per questa classifica che si delinea con Milano in testa, è una partita ancora da giocare proprio contro Caserta, 30 punti insieme a Reggio Emilia, a 28 Cremona, a 26 Avellino, Pistoia a 24, poi Trento, Venezia e Sassari a 22, Brindisi l'ultimo posto fuori dai playoff a quota 20, poi Caserta con Cantù a 18 punti, a 16 ci sono Varese e Capodorlando, Pesaro e Bologna a 14 e Torino in fondo con 12 punti. Marco, questa classifica permette ancora di parlare di playoff alla Juve Caserta? Sì, permette di parlare di playoff perché ci sono ancora diverse partite, e scontri diretti, parlo delle squadre che sono sopra di noi come Venezia e Brindisi, che Venezia deve venire qua e noi dobbiamo andare a giocarci forse la gara più importante a Brindisi, quindi nonostante la sconfitta niente, diciamo, è perduto. Tornando a parlare della partita, qualche problema anche di falli, lo dicevamo prima, forse poca lucidità nel finale perché ci è mancata un po' la gestione negli ultimi possessi, vero? Sì. Una palla persa. Sì, una palla persa di Mike, che di solito non fa ovviamente, però ecco, essendo comunque in 7-8 giocatori a ruotare, ci poteva stare magari un calo fisico che è avvenuto, però non sono alibi, nel senso, noi siamo arrivati lì a meno uno, a pochi secondi dalla fine, e lì non stai a pensare a chi manca, a chi gioca, a quanto gioca, cioè là vai lì e provi a vincere la partita. Camillo, secondo te qual è il vero Peyton Siva? È o non è da Eurolega?
Secondo me sì, anche se chi si concentra sulla partita di domenica a Capo d'Orlando non sarà d'accordo. Però è un giocatore che ha fatto vedere assolutamente di essere, secondo me, da veramente da Eurolega. Ovviamente non stiamo parlando di CSK, Real, ma squadre un po' di fascia inferiore, ha un gran talento, ricordiamoci sempre che è partito in ritardo rispetto ai compagni, ha avuto anche problemi nel corso della stagione, però gioca un'altra pallacanestro, a volte mi sembra che stia un paio di secondi davanti agli altri, e questo fa capire che meriterebbe un palcoscenico più prestigioso di Caserta. Qualche secondo di pausa, non per noi, per noi. Voi vedete le interviste a Gennaro Di Carlo, il casertano di nascita, e il casertano acquisito, Sandro Dell'Agnello, in sala stampa dopo la partita. L'analisi è un po' frustrante farla, perché siamo venuti qui con le rotazioni ridotte. Siamo venuti qui avendo avuto problemi anche di falli durante tutta la partita e sostanzialmente l'abbiamo persa per una magia di Boatwright all'ultimo tiro. E quindi è un po' frustrante dover dire ho perso la partita, perché sinceramente ci sentiamo poco sconfitti oggi. Purtroppo i due punti non li prendiamo, anche perché, facendo una piccola digressione tecnica, abbiamo dovuto abusare del tiro da tre e non è andata bene, perché non avendo rotazioni nei lunghi era un po' impensabile andare sempre sotto, non ci siamo riusciti, anche perché Capo d'Orlando ha una taglia importante nei lunghi, quindi noi eravamo veramente penalizzati. Loro all'inizio del secondo quarto, se non sbaglio, avevano già messo 10 giocatori in campo, quindi vorrei vedere se non l'avessero messa sul fisico, e l'hanno messa sul fisico. E fra l'altro noi abbiamo giocato più di mezza partita a zona, abbiamo fatto più falli di loro, questo suona sinceramente un po', diciamo, non siamo stati molto furbi, mettiamola così. Dispiace, perché è frustrante, veniamo da 5 vittorie su 7 partite e dobbiamo presentarci in queste condizioni qua, è veramente frustrante. Detto questo, comunque ringrazio il presidente Iavazzi, perché la nostra società in sostanza è lui che ha preso un altro giocatore che avremo a disposizione da martedì, che è Uros Lokar, e Antonello Nevola, che in 2 giorni, Gadepur si è fatto male venerdì, ha trovato, insomma, è riuscito a compiere velocemente questa operazione. Però questi 2 punti erano alla nostra portata comunque, non credo di far innervosire nessuno se lo dico. La sofferenza di questa partita è stata, non lo so, quasi devastante, forse per certi versi anche peggio, dico io, di come eravamo messi con Venezia. Però alla fine, come dire, ha pagato che cosa? Ha pagato il nostro atteggiamento difensivo. Nei secondi 2 quarti abbiamo concesso 20 punti. Ed è su questo che noi dobbiamo continuare a fare leva, perché questo è stato l'elemento che ci ha fatto svoltare la stagione e ci ha fatto riprendere. Io mi ricordo, come se fosse chiaramente ieri, il lunedì dopo Cantù, che era la seconda volta che tornavamo a casa con 30 punti di svantaggio, penso di poter dire che nessuno attorno a noi, e forse anche tanti nel nostro interno, potevano più credere che l'Orlandina si potesse riprendere. Dunque io dico che 2 mesi fa l'Orlandina era metaforicamente in mezzo al mare, in piena tempesta. La vittoria di stasera, sapevo che era così, nel senso di quanto valeva. La vittoria di stasera dimostra che la nostra squadra sa soffrire contro un avversario molto tosto, e i punti che c'è in classifica non sono un caso, contro un avversario che gioca questo tipo di pallacanestro contro chiunque in questo campionato. Camillo, un giudizio su Gennaro Di Carlo, lo conosci? Prima ci hai detto che lo conosci bene. Sì, sì, praticamente ho iniziato a scrivere, lui era l'assistente di Gianluca Tucci ai tempi della B2 alla Juve Caserta. Ne ha fatta di strada Gennaro, sono contento perché, oltre ad essere un allenatore molto preparato, siamo anche amici. Ha avuto l'occasione quest'anno in una piazza importante come Capo d'Orlando, l'ha sfruttata dopo l'esonero di Griccioli, non era semplice rimettere in piedi la classifica dell'Orlandina. Certo, quando hai Boatwright è anche un po' più facile allenare, però complimenti a lui, una bella squadra Capo d'Orlando, perché ti ripeto, oltre a Boatwright hai Iasaiti, Soriachi, siamo parlati di una squadra che si salva comodamente. Prima con Griccioli forse qualcosa non funzionava, Gennaro è riuscito a trovare la quadra giusta, quindi complimenti a lui.
Marco, fra poco smettiamo di parlare della sconfitta, non ti preoccupare, andiamo oltre. Continuando a parlare della partita, però, giornata sfortunata al tiro anche per te. Fin qui però Caserta è soddisfatta della tua stagione, lo sai anche tu, abbiamo anche una schermata che riguarda i tuoi numeri della stagione, impressionante soprattutto dal punto di vista del minutaggio. Sì, diciamo è stata una giornata al tiro un po' negativa per tutti, per me anche, quindi ho preso i tiri che di solito prendo e che magari segno, però domenica non è stato così. Posso dire una cosa su Marco, velocissima? Certo. Quante ne vuoi? Che è anche un mea culpa a tutta la categoria. Noi cronisti, a volte etichettiamo dei giocatori e Marco Giuri purtroppo è sempre stato etichettato un giocatore di Serie A2. E ha dimostrato quest'anno a Caserta che queste etichette possiamo anche risparmiarcele io e tutti quanti noi che scriviamo, perché sta facendo una stagione pazzesca. Non so Marco come ha vissuto, non so come ha vissuto, come vivi questo fatto dell'etichetta che ti è stata affibbiata, che eri un giocatore di A2 e adesso invece stai dimostrando che in A1 ci stai benissimo. No, non mi sento di avere nessuna etichetta, solamente mi fa piacere che chi magari inizio anno ha detto determinate cose magari adesso possa aver cambiato idea. Questo è frutto comunque dei minuti che ho avuto all'inizio, vista l'assenza di Peyton, che ormai tutti sanno e tutti mi dicono ogni volta, però ecco, ho dimostrato, diciamo sto dimostrando e cerco di dimostrare sempre che ci sto. Camillo, Giuri e Siva, una coppia ben assortita. Assolutamente sì, secondo me possono giocare anche di più insieme, eh. Si potrebbe anche azzardare di metterli tutti e due in contemporanea in campo. Consiglio no, per il coach. No, non mi permetterei mai di dare consigli a Giuri, già va benissimo da solo. No? Però come dicevo prima, Marco sta facendo una grandissima stagione, non ha fatto per niente rimpiangere Siva quando era fermo. Siva, l'ho detto prima, secondo me è un giocatore che di un'altra categoria, sono ben assortiti, poi penso che la forza di questa squadra, è, chi meglio di Marco ce lo può dire, è proprio nello spogliatoio, perché si vede che stanno bene tutti insieme, non ci sono gelosie e viaggiano tutti sulla stessa linea, quindi a qualche minuto in più alla coppia Siva Giuri si potrebbe anche dare. Peccato per Andrea Ghiacci, dicevi prima, no? Rompe un po' lo spogliatoio Andrea Ghiacci, hai detto prima. E non solo lo spogliatoio. Torniamo da Giuseppe, vediamo come si comportano sui social questi ragazzi. Sì, partiamo dall'ultimo arrivato, Bruce Logar, che è arrivato a Caserta proprio nei giorni scorsi ed è stato subito accolto da i ristoratori locali con una bella pizza. Lo vediamo in questa foto che ha pubblicato Raffaele. E ha offerto una pizza al nuovo giocatore della Pasta Reggia dal sorriso che mostra in questa foto. Evidentemente la pizza gli è anche piaciuta. Poi proseguiamo con l'Instagram del capitano Andrea Ghiacci con la fotografia che ritrae la Juve Caserta insieme alla Stella del Sud, la squadra che ha fatto visita appunto alla Juve in settimana, una squadra che è composta da tutti i rifugiati politici, immigrati, giovani ragazzi sono scappati da situazioni molto difficili dal continente africano in generale, vengono da diversi stati dell'Africa e hanno appunto incontrato la Juve in settimana per questa fotografia, scambio di autografi, sono anche di una gara da 3 punti, Marco me lo confermi, a fine allenamento, che ha visto protagonista proprio il capitano. Poi andiamo da Micah Downs, che ha pubblicato questa foto insieme ai due giovani uomini, li ha definiti così, ovvero Luca Gennarelli e Vincenzo Ventrone, che hanno appunto fatto compagnia alla prima squadra nella trasferta di Capodorlando. E poi la fotografia sempre di Micah Downs insieme ad Antimo Lubrano e a Mimmo Papa. E poi siamo andati a spulciare anche l'Instagram di Vincenzo Ventrone, perché c'è questa foto che ritrae Jones, Giuri, Siva e Dario Hunt con il povero Ventrone che ha scritto "perché mi rubate il telefono" e appunto ha taggato tutti i quattro protagonisti. Andiamo poi da Bobby Jones, che ci sta deliziando con la sua capigliatura, ne parlavamo prima di andare in onda, è il mese della storia nera, il Black History Month, l'ho definito così appunto Bobby Jones, si è fatto crescere i capelli e Micah Downs lo ha giustamente paragonato a Jake Shuttlesworth, ovvero Denzel Washington in You Got Game, famoso film di Spike Lee, lo vediamo, infatti la somiglianza effettivamente c'è. Bobby Jones, che peraltro impegnatissimo con la sua web serie Overseas Grind, Overseas Glory, è arrivato al quarto web episodio e sarà pubblicato prossimamente e parlerà appunto del lavoro di squadra e appunto ci presenterà i suoi compagni di squadra, noi li conosciamo bene, magari
chi lo segue un po' meno, e poi chiudiamo con Victor Gadde, forse, che qualche settimana fa qui in trasmissione ci disse che non vedeva l'ora di vestire la maglia della sua nazionale quest'estate. Lo aveva scritto anche in un post di 6 giorni fa su Instagram. Oggi purtroppo ha dovuto pubblicare l'ufficialità del suo infortunio e che la sua stagione è finita. Tra i vari commenti a supporto c'è anche quello di Peppe Poeta, che gli ha scritto: sono sicuro che tornerai più forte di prima. Spiace tantissimo per Victor Gadde, forse nel frattempo a Caserta sono arrivati Slokar e non solo, anche Linton Johnson. Camillo, darà una mano in allenamento, non può giocare perché è comunitario, l'ultimo passaporto ce l'ha, sì, adesso lui, Slokar. Lui dal prossimo anno giocherà da italiano perché è sposato con una ragazza di Caserta. L'anno prossimo ha 36 anni il ragazzo, ora sì, evidentemente però, sta bene. Ti posso dire, ci ho giocato contro qualche mese fa e vabbè, non è che il nostro livello sia grandissimo, però c'ha un fisico Linton clamoroso per quell'età. Sicuramente aumenterà la bontà degli allenamenti, questo però ce lo può dire meglio Marco, come si sta anche inserendo nel gruppo e se è cresciuta veramente l'intensità. No, è cresciuta tantissimo perché lui, come hai detto, fisicamente è una bestia, cioè nel senso non sembra che, non so dove giocava prima fino a poco tempo fa, però sembra che non si sia mai fermato. E allora conosciamo, a proposito di nuovi arrivi, conosciamo meglio Slokar in questa intervista con coach Giacomo Baglioni. Vi state riprendendo dalla sconfitta di Capodorlando, diciamo che ne avete passate di peggiori, tu soprattutto a Caserta, quindi guardate già. Mi piace perché nelle condizioni in cui eravamo poteva andare molto peggio, invece in realtà siamo stati in partita fino alla fine e con un pizzico un po' più di lucidità nella gestione degli ultimi possessi si poteva portare via questa partita, insomma, ecco. Avete un rinforzo per la settimana prossima, per gli, già sì, per questi allenamenti, è una bella pescata, sì. Era un po' sparito Uros Slokar dei radar italiani e invece l'avete riportato, sì, in Italia. Abbiamo avuto mille vicissitudini, ma devo dire che da questo punto di vista qui la disponibilità di Javasti e la capacità di Nevola di farsi trovare pronto quando è stata ora di sostituire, addirittura migliorando la qualità del roster, è stata notevole, e questa insieme alla resistenza della squadra alle problematiche ha fatto sì che abbiamo fatto, secondo me, una stagione eccellente finora. Slokar, per conoscerlo meglio, diciamo che forse in termini di quantità è un po' più vicino ad Amoroso, ma come tipo di giocatore forse si avvicina più a Metrevelli, anche se la struttura fisica è diversa. Sì, rispetto a Metrevelli parliamo di due giocatori assolutamente di taglia. Tecnicamente Slokar è un giocatore molto dotato perché ha una bidimensionalità spiccata, ha la capacità di colpire in tutte le traiettorie del pick and roll, in difesa è ovviamente un 5, in attacco si adatta a qualsiasi posizione appunto perché ha questa bidimensionalità spiccata. Credo che in relazione al momento, ma facendo una relazione assoluta alla nostra stagione, sia veramente un ottimo innesto. Ci darà una mano, e quello che dovremmo essere bravi noi anche a cercarlo è di riuscire a mettere la palla di più vicino al canestro. Parlo di situazioni di post-up per quello che riguarda il coinvolgimento dei lunghi, perché onestamente a Capodorlando non si poteva fare in maniera diversa, siamo stati effettivamente troppo perimetrali al di là delle medie che poi ci hanno condannato nell'arco della partita. Ma ripeto, abbiamo bisogno di questo tipo di giocatore per avvicinare di più la palla a canestro e ritornare ad avere un po', ovviamente con il tempo, le geometrie che avevamo anche con Valerio in campo. Si adatta bene a Dante e a Jones, giusto? Assolutamente sì. Ripeto quello che hai detto tu, è assolutamente una bella pescata. Bisogna fare i complimenti veramente a Antonello perché è riuscito a prendere un giocatore che in questa fase della stagione per noi era abbastanza esclusivo e ci copre, diciamo, in maniera adeguata tutte le situazioni che andavamo cercando, insomma. Ci fermiamo solo qualche istante per la pubblicità e ritorniamo in studio tra pochissimo. 19esima puntata di Garbage Time, rientriamo in studio e parliamo con Marco Giuri, il nostro ospite d'eccezione di questa sera. Com'è stato l'impatto con Slokar e che cosa vi può dare dal punto di vista tecnico? Avrete già cominciato a provare qualche gioco diverso con lui? Sì, diciamo che sta iniziando a vedere comunque il nostro sistema di gioco. Come diceva prima Baio, è un giocatore bidimensionale, quindi ci apre un po' di più il campo.
E niente, lui sta abbastanza bene. Che è la cosa più Non importante. avrà sicuramente la forma partita già domenica, però ecco, si sta allenando con costanza e con intensità, Darà quindi già una mano, sicuramente. sicuramente. Camillo, il gioco in pick and roll invece sembra ulteriormente rinforzato. Sì, anche perché Slogar, oltre a poter sfruttare il pick and roll e andare a canestro, può anche fare pick and pop e uscire, come abbiamo detto prima, e quindi giocare un po' di più palla sotto operante. No, direi che è un giocatore che può dare tantissimo, ovviamente la condizione fisica è quella che è. Domenica, però già avere la possibilità domenica di avere una rotazione in più, secondo me anche mentalmente aiuterà tutta la squadra, perché oggettivamente a Capodorlando, dalla panchina, tolto Marco, Andrea Ghiaccia ha giocato un po' di più in grosso. Non è che avevi tante soluzioni per girare questa partita. Anche perché Solokar è un giocatore diverso da Metreveli, da Amoruso, però non è che probabilmente avrete molta difficoltà a inserirlo all'interno dei vostri schemi perché dà talmente tante soluzioni. Sì, ma poi lui, avendo comunque così tanta esperienza, penso che sappia come fare diciamo, per inserirsi più velocemente. Poi abbiamo un sistema di gioco abbastanza Rodato. semplice e rodato, quindi penso che non avrà difficoltà. Marco Slogar può fare anche il pivot, come lo vedi in coppia con gli altri lunghi? Dal momento in cui dovesse giocare con Bobby Jones, lui farà il 5 e Bobby il 4, con Dario Ante invece, Dario sempre il 5 e lui il 4. Quindi, però giocando insieme a Jones possiamo avere comunque la possibilità di aprire il campo con tutti e due i lunghi, quindi potrebbe essere un'insidia in più per gli avversari. Questa può davvero essere un'arma in più, no? Anche se forse rimaniamo un po' deboli sull'esterno, dentro, sotto siamo più forti perché possiamo allargarci lo stesso. Sì, assolutamente, quindi gente come Marco, Siva, Micah Downs avranno più spazio per andare a canestro. Secondo me la soluzione Slogar Jones darà più soddisfazioni a loro Simpatica. esterni, perché avranno più possibilità di buttarsi dentro. E ancora una volta torniamo da Giuseppe Bernardo. Sì, stavolta andiamo a guardare la squadra avversaria che arriverà a Caserta, la Giorgio Desi Pistoia, che presenta tanti ex bianconeri. Due sono quelli che vediamo in questa foto, Ronald Moore e Encino Esposito. Ieri è stato il compleanno di Encino Esposito, ha compiuto 47 anni, e Ron Moore ha voluto celebrare il compleanno del suo allenatore con questa foto che li ritrae insieme, tra l'altro una foto del nostro amico Gennaro Buco. E ha scritto: non capita a molti giocatori di stringere rapporti di amicizia con il proprio allenatore. Io sono contento di andare in battaglia ogni domenica con questa persona e gli faccio tanti auguri. Buon compleanno, coach. Goditi la tua giornata. Ed è bello, anche lo Moore deve scorso fare una anno. statua, Esposito, però, eh? Capisco che dica queste Anche lo scorso anno, tra parole. l'altro, mise una foto con lui e Ti scrisse: sono credo, fiero di gran essere un suo coach. giocatore. Era stato cacciato da Caserta, l'ha ripescato Esposito. E poi non a caso se l'è portato Non a anche a caso se l'è Pistoia. portato a Pistoia. A Pistoia si trovano molto bene sia Oleg Schitz che Alex Kirk. I due hanno pubblicato questa foto della curva dei tifosi di Pistoia, la bara onda, perché ha celebrato appunto negli ultimi giorni il settimo anniversario della loro nascita, e entrambi hanno fatto i complimenti. Schitz in particolare ha scritto: siete voi i veri MVP, forse citando Kevin Durante. Qualche anno fa disse questa cosa riguardo sua madre quando ritirò il titolo di MVP della stagione. E poi l'ultimo arrivato in casa, Giorgio Desi Pistoia, è Andrea Amato, che ha lasciato l'Olimpia Milano dopo essere arrivato lì con la speranza di guadagnarsi qualche minuto. Alla fine il roster milanese è stato rimpinguato dai giocatori che purtroppo gli hanno oscurato la vallata, come si suol dire. Lui è stato ceduto a Pistoia per la fine della stagione. Gli ha scritto Chad Jenkins, che gli ha scritto: non importa dove tu vada, il nostro rapporto resta lo stesso, buona fortuna. Ed è bello che un americano stringa un rapporto di questo tipo con un giocatore così giovane. Lui ha 22 anni. Queste sono le foto del suo primo allenamento, l'abbraccio con Eric Lombardi, quindi si è già ambientato totalmente, e domenica lo vedremo a Caserta. Ci siamo già spinti verso il prossimo turno con Giuseppe Bernardo, continuiamo a farlo con la schermata che racchiude tutti gli incontri della prossima domenica, anzi del prossimo fine settimana. Avellino Cantù è la prima partita, l'anticipo a mezzogiorno, proprio domenica 6, poi Milano Torino, Varese Trento, Sassari Bologna, Caserta Pistoia, tutte alle 18, alle 18:15 con Cremona Capodorlando e Brindisi Pesaro. Il giorno dopo il posticipo alle 20:45 Reggio Emilia Venezia. Camillo, che cosa ci si aspetta da questa giornata, dalla prossima giornata?
È una partita molto importante per Caserta. Se vuole salire sul treno playoff, domenica, non voglio dire che è l'ultima chiamata, ma quasi. È una partita assolutamente difficile. Pistoia ha un rendimento in trasferta inferiore rispetto a quello che è in casa, anche perché giocare al Pala Carrara, Marco lo sa, è veramente tosta, perché ovviamente il pubblico è addosso al campo. È una partita importante assolutamente in ottica playoff. Se Caserta vuole sognare ancora, domenica deve vincere assolutamente. Uno degli ex che giocheranno domenica al Palamaggio è proprio Michele Antonutti, amato, possiamo dirlo, dalla città. Nostro amico, l'abbiamo ascoltato telefonicamente perché l'abbiamo conosciuto qui anche in questi studi l'anno scorso. Vediamo com'è andata, poi lo commentiamo insieme. In Caserta, arrivate da quattro sconfitte consecutive, tu che non sei più abituato a perdere, come state? Io ho avuto una settimana difficile l'altra, sono stato fermo tutta la settimana per un po' il paccio, poi ho dovuto giocare 30 minuti e siamo un po' così, un po' acciaccati, però dai, non si molla. In una rosa già stretta, tanti infortuni, soprattutto due giocatori nello stesso ruolo, quindi giocare senza playmaker, che probabilmente è la regia di tutta la squadra, il motore di tutta la squadra, per me è stata molto dura. Sarai contento di tornare al Palamaggio? Che ricordo ti sei portato via da qui, il principale? Tu che hai anche adottato un cagnolino, se non ricordiamo male. Sì, guarda, i ricordi sono tanti. Devo dire la verità che è stata un'esperienza breve come tempistiche, ma molto intensa come emozioni, perché avevamo tentato di fare una cavalcata che sarebbe stata storica. Sicuramente è stata storica arrivare a recuperare tutti quei punti, però peccato non si è riusciti alla fine a chiudere il cerchio. Ho portato via un pezzo del cuore che è con me, che è Pasquale, che è il cane, che era lì a palazzetto, quindi viveva tutti gli allenamenti, viveva le partite, quindi insomma, quando vedo Pasquale penso sempre a com'era quel periodo lì, a com'è stata Caserta, insomma, per me è stata veramente un'avventura molto bella. Assieme a Pasquale c'è un po' di Caserta anche in panchina, da voi a Pistoia Enzo Esposito, per te è importante aver ritrovato un uomo che ti credo ti abbia dato tanto in pochi mesi. Sì, è un rapporto che va oltre il rapporto di allenatore-giocatore. Quando sono venuto a Caserta, lui successivamente ha preso la squadra in mano e ci siamo affidati tutti in quel periodo a lui, ed eravamo in debito con lui, quindi quando dopo ho avuto un pensiero per richiamarmi qui a Pistoia non ci ho pensato tanto, insomma, è un allenatore che ha dimostrato di essere un allenatore capace, di essere un allenatore carismatico, e sicuramente lui è il primo che vuole cambiare questa situazione in questo momento dopo queste sconfitte. Sicuramente per lui sarà una partita particolare perché so cosa vuol dire tornare nella propria città e quindi speriamo di fare una buona prestazione per lui. Sarà speciale anche per Ron Moore, un anno e mezzo per lui qui, e il vostro playmaker, una buona stagione fin qui per lui. Sì, lui è il nostro playmaker, purtroppo viene da 2 settimane fermo, quindi ha bisogno anche lui di riprendere il ritmo partita. Abbiamo un po' di cose da sistemare, il nostro obiettivo adesso è quello di riuscire a ritornare ad allenarci al completo, cosa che non facciamo da tanto, e con la giusta intensità. Queste sono state le chiavi della prima parte della stagione, quindi appena riusciamo a trovare la continuità settimanale di allenamenti, poi possiamo riuscire a produrre un basket buono per 40 minuti. Cosa vi preoccupa principalmente di Caserta? Sì, noi avevamo una settimana molto corta questa, perché avendo giocato lunedì a Cantù siamo arrivati tardissimo, quindi inizieremo da mercoledì a lavorare. E sappiamo che Caserta è un campo difficile, lo spiegheremo a tutti i nostri rookie, i nostri giovani giocatori che non sono mai stati lì. Sappiamo che Caserta è una squadra talentuosa ed è una squadra che ha dei giocatori molto esperti. Quindi sarà una partita probabilmente forse anche molto bella, ma sarà una partita ruda, una partita tosta, perché anche Caserta vuole recuperare punti per avere la salvezza certa, sicuramente non per i deboli di cuore. Saluti gli amici di Garbage Time e tutti i tifosi della Juve. Ma li saluto vivamente, sono felice anche perché li sento presenti anche sui social, mi sono vicino e credo di aver lasciato un buon ricordo, ma soprattutto il ricordo bello è stato quello di essere per la prima volta sceso a giocare nella squadra del Sud e avere veramente fatto un'esperienza molto bella. Quindi per me Caserta sicuramente è una parte che con Pasquale girerà sempre dentro di me per l'Italia. Camillo Antonutti in questa squadra avrebbe aiutato molto. Sì, Antonutti lo scorso anno abbiamo avuto modo di apprezzarlo e come giocatore e come persona. Sicuramente
giocatore che sta dando tantissimo a Pistoia, non è un caso che Insino se lo sia portato in Toscana, e ottima scelta. Dispiace non averlo visto a Caserta, secondo me per una questione di tempistica, perché la Juve al momento del quando ha chiesto ad Antonutti di restare era in Lega 2. Michele secondo me voleva giustamente provare la carta di A1, e cioè, una questione di tempistica non indossa la maglia della Juve, però speriamo che domenica posi i punti. Li abbiamo intravisti già i quintetti delle due formazioni. Giuseppe, ti chiedo come al solito di analizzarli, vediamo un po' chi ci preoccupa maggiormente. Li conosciamo benissimo, possiamo dire. Sì, a me personalmente preoccupano i centimetri di Kirk, che aveva iniziato la stagione in maniera superlativa, poi si è un po', come dire, fermato, ecco. Però il quintetto di Pistoia è un quintetto che ha molti punti nelle mani, a parte Moore, che non è un grande realizzatore, non vorrei averla tirata come al solito, però diciamo che le due bocche di fuoco sono più che altro gli esterni, Wayne Blackshear e Preston Knowles, che tra l'altro sono anche ex compagni di Peyton Siva del college. E poi c'è Michele Antonutti, che è questo 4 atipico, che praticamente gioca la maggior parte del tempo lontano da canestro, mano mortifera da 3 punti, quindi bisogna stare attenti a lui. E poi dalla panchina c'è l'atletismo di Eric Lombardi, penso poi allo stesso Amato, che è arrivato in settimana, ha giocato domenica scorsa la prima volta, quindi è una squadra che ha ripristinato le 8 rotazioni minime, ecco, che servono ad una squadra, quindi... Tra l'altro è una delle meno male che non c'è Phil Loi, che quando vede la maglia della Juve Caserta, dai tempi di Rimini, fa sempre belle partite. Tra l'altro credo che in questo gioco dei quintetti, che noi facciamo ovviamente da inizio stagione, credo sia l'unica volta che mostriamo il quintetto uguale fra l'andata e il ritorno, per quanto riguarda Pistoia, vuol dire che hanno cambiato un caso. Vabbè, il quintetto nostro è... Pistoia è una delle squadre che ha cambiato di meno, perché non fosse stata per gli infortuni, penso che non avrebbero proprio fatto ricorso al mercato. Sono stati costretti perché... si è fatto male a Phil Loi, è stato fuori Moore per problema alla spalla ed è rientrato da poco, quindi non è nemmeno al meglio. A prendere Amato è stato per loro necessario, perché serviva un playmaker, un esterno comunque italiano, e alla fine hanno optato per l'ex Olimpia. Fermare Ron Moore, che si troverà a giocare, Camillo, contro Peyton Siva ma anche contro Marco Giuri, sono due play diversi, secondo te quando va più in difficoltà? Ronald Moore lo conosciamo bene, va in difficoltà quando deve attaccare la difesa schierata. Se inizia a correre, gioca la sua palla canestro e diventa un problema. Quando deve attaccare la difesa schierata ha parecchi limiti, quindi l'importante sarà rientrare subito e schierarsi, perché così Ron può andare in difficoltà. La mia paura è più su Blackshear e Knowles, che sono due signori giocatori, poi stimolati dal confronto con l'amico Siva. Sono i due da tenere più sott'occhio, secondo me. Marco, come la state preparando questa partita? Come la preparerete? Per il momento ci stiamo un attimo organizzando su di noi, inserendo Uros e Lilton anche negli schemi per gli allenamenti. Poi penso da domani inizieremo a fare qualcosa, inizieremo a vedere un po' di caratteristiche di Pistoia. Enzo Esposito in panchina, Camillo, bello ritrovarlo. Bello ritrovarlo, peccato d'avversario. Siamo comunque felici, gli facciamo anche gli auguri in ritardo. Il regalo adesso però tocca a lui farlo alla città di Caserta, perché ovviamente non darà mai 2 punti Enzo gratis alla Juve Caserta, però sarà interessante vederlo d'avversario, sicuramente verrà accolto, voglio sperare, ovviamente da una valanga di applausi. No, non si sa mai, con gli ex a Caserta non si sa mai. Esposito da giocatore fu bombardato anche di fischi quando giocava a Imola. Non solo fischi. Ecco, bravo, non solo fischi, quindi speriamo in una bella accoglienza, in una bella partita, e poi ovviamente quando suona la sirena sappiamo qual è il risultato che preferiamo. E noi conosciamo l'importanza del sesto uomo in campo, sappiamo che il Palamaggio a pieno rilascia un'emozione, un calore fortissimo. Marco, invita i tifosi a venire domenica al Palamaggio a vedere la partita, vediamo come te la cavi. Ci hanno provato tutti quest'anno, No, il fatto che dobbiamo veramente essere... Io mi ricordo un po' di anni fa quando giocavo in Lega 2, che era un giocatore che ero etichettato in Lega 2 e a Livorno, ma anche giocavi bene però a Livorno. Sì. E mi ricordo un Palamaggio incredibile. Io ho detto, confesso questa cosa qui, che ho detto ai miei amici, che 2 volte nella mia vita ho avuto
la pelle d'oca e i brividi entrare in un palazzetto. Una volta quando giocavo a Brindisi, a casa mia, nel 2011, e un'altra volta è stata appunto quando ho giocato la prima partita qua al Palamaggio da giocatore di Caserta. Quindi penso che sia un bel invito a venire a sostenerci. Ci hai regalato un momento. Devo utilizzare parole migliori. Un momento toccante. Hai mai giocato a calcio? Giochi qualche volta sulla serie? Sì, sì, sì. Hai fatto qualche gol di testa qualche volta? Sì, non come il suo però. Camillo, puoi immaginare perché lo chiediamo? Regaliamoci questa chicca finale, Giuseppe. Sì, visto aiutaci. Che siamo garbage infatti time. Infatti dovevo venire a zona rosso-blu, no? A garbage time. Ma poi chiamiamo Armando Serpa e vediamo se può ospitare. Facciamo una piccola parentesi calcistica perché Camillo è il nostro ospite, si diletta anche con... lo sport della pedata. Lo sport della pedata, bravo. Ha giocato in settimana con la sua squadra, ieri FC Lions SCA Caserta, una squadra di terza categoria che però è rispettabilissima. Ha vinto 3-2 in trasferta a Cardito. Lui ha segnato questo gol di testa. No, Marco si sta offrendo un attaccante. Giocavo un disperato bisogno di una punta. Eccolo il colpo di testa di Camillo. La squadra chiaramente è quella in maglia scura. L'esultanza poi dei suoi compagni di squadra, pensavo fosse il gol della vittoria, invece no, è dato il là per la rimonta. Ho segnato io all'88esimo, il due pari, e poi Marlos, mio compagno di squadra, al 91esimo. Chiediamola qui, grazie mille a Camillo Anzolini per essere stato con noi, ci ritroviamo presto, spero. Sì, con zona rosso-blu sicuramente. E stasera hai guadagnato anche un giocatore, eh? Sì, ho preso finalmente il bomber, l'ho preso per la squadra, dai. Grazie all'ufficio stampa della Juve Caserta e a Marco Giuri per essere stato grazie con noi. Grazie a voi. In bocca al lupo per domenica, grazie. Grazie a Roberta Buonpane, come al solito. Ai nostri telespettatori. A Giuseppe Bernardo. Grazie a voi, grazie a voi. L'appuntamento è per a Palamaggio, per ovviamente domenica alle 18.15, replica su Teleprima alle 21 di lunedì, mercoledì con Garbage Time. Grazie per essere stati con noi anche stasera. Arrivederci. Arrivederci.